Lei è uno dei pochi attori italiani che, se avesse voluto, avrebbe potuto benissimo vivere e lavorare negli Stati Uniti, ma non l'ha fatto. Beh, sì, ma io ho lavorato molto in America, ho avuto anche, oltre al premio come, di doppiatore, come dicevi tu, insomma, le cose, anche una nomination all'Oscar, insomma, ho avuto No, un per film a carità, adesso Cannes, c'è. No, molte ma ci cose. arriviamo. E quindi, Dicevo, no, ma dico come questo perché doppiatore. proprio quando hai una nomination all'Oscar subito ti chiamano in America. E qualche volta l'ho fatto, spesso ho rifiutato molti film perché ho capito che, per esempio, non so, io ho fatto molti personaggi, per esempio napoletani, siciliani, anche se sono uno del nord, ma io ho vissuto, Spezzino. sì, di La Spezia. E ho capito che quando mi chiamavano, insomma, devi sempre fare uno straniero, soprattutto un italiano, non capivano neanche bene la differenza tra un siciliano e un napoletano. E quindi ho capito che, insomma, che era meglio stare a casa e fare le cose No, come glielo ci si dicevo perché ad riesce. esempio Banderas è uno che ha cominciato in Spagna e poi si è Sì, trasferito come per no? una produzione, poi Certo, certo. credo che gli americani adesso lo rimanderebbero probabilmente volentieri in Spagna, però insomma diciamo si è trasferito armi e bagagli negli Sì, Stati ma Uniti. non è il solo, moltissimi attori. Ma io ogni tanto faccio qualche salto fuori. L'ultimo film che ho fatto è un film americano e inglese, anzi li ho fatti tutti e due, quelli di James Bond, col mio amico che hai incontrato ultimamente in un ristorante, Daniel Daniel Craig, al Craig. quale gli assomigli molto, insomma. Vediamo un attimo una scheda brevemente riassuntiva, non di tutto, Vediamo. perché quanti film ha girato? E tra piccoli 170 170, quindi forse. può capire che non li vedremo, ne Sì. Beh, vedremo due, credo, no, però anche vabbè, uno, insomma. anche uno, sì, vediamo. Com'è che ti chiami te? Ciao, professor Rotto. Tu da domani sospendi la tua illecita professione. Altrimenti stanotte non ti stringa la mente. Tieni. Grazie, eccellenza. Quant'è che non bevevo vino? È acqua. Ah, ecco. Ma quella è. Che succede? Uè, mannaggia, guarda. Non le apprezzo tutte queste attenzioni, però è che Com'è che stamattina. non ti sei mai sposato? Scusami, Salvatore, non te lo dovevo chiedere. Ecco, ti ho fatto venire in mente un ricordo triste, una grande delusione d'amore. Mi è andato il pepe della mortadella dentro al dito tagliato. Ma dove è Carmelo? Ma che nome è che è? Nacque il giorno della Madonna del Carmelo. Però gli amici mi chiamano Mimì. Per piacere, Gennarino! Gennarino, che ti ha detto questa confidenza, signor Caronghio? Se ti sentissi mia, soltanto mia, io potrei sopportare qualunque cosa. Ma perché non ci hai mai fatto caso che in fondo al cassetto un calzettino è scompagnato? Ecco, quello è omonacelle che ha nascosto quell'altro. E perché farebbe tutte queste scemenze? Gesù, ma perché è piccolo giocarellone? È la maledizione delle anime assassinate per colpa nostra. Ma che stai dicendo? Copritemi, dai! Questa non è una cotoletta, questa è la famigerata fettina panata. La milanese, sappia, che è alta un dito e cotta nel burro. Siamo mica a Milano. Beh, una piccolissima selezione, no? Sì. Ma vedi, io ho sempre dovuto, mi piace, insomma, fare questo mestiere, diversificare un po' i personaggi. Ci sono gli attori che sono definiti attori tipo, cioè che più o meno portano avanti un loro personaggio. Non è che sono da meno degli altri. Una volta, per esempio, incontrando Troisi a Cannes, mi diceva: tu sei fortunato perché fai tanti personaggi, io devo sempre fare il tuo. Gli ho detto: ma come? Magari, io me li devo sempre inventare. Tu, dico, Charlie Chaplin ha sempre fatto l'omino col bastoncino, quindi tu sei come lui. Ho accennato al fatto che lei ha una passione, poi torniamo brevemente a parlare della carriera, diciamo, di attore, di regista, quello che vuole, ma insomma, ha una passione per i congegni elettronici, tant'è che ha fatto la famosa giacca, prego, continui lei, Toys, di sì, Toys, di Robbie Barry Williams. Levinson, Robbie Williams.
No, vabbè, quella è una cosa naturale. Io sono un perito elettronico industriale, in realtà. Perito elettronico industriale? Beh, sì, sono diplomato all'Alessandro Volta di Napoli, una scuola molto. Avevo come insegnante addirittura il compagno di banco di Fermi, di fisica, insomma. Pensi un po'. Ho incontrato persone straordinarie. E quindi quella era la mia vera carriera. E poi, per caso, non sto a raccontare la storia, ho fatto l'attore quando qualcuno mi ha detto: perché non vai all'Accademia? Perché io dovevo andare a lavorare in Brasile sui primi satelliti artificiali, oppure all'IBM, i primi computer, però dovevo fare il militare. Poi per ragioni che non ho fatto il militare, quindi ho scritto però fra un anno, avevo un anno libero. Non ho fatto il militare perché avevo una nonna, a dir la verità, non sapevo, l'ho letto, chi ha una nonna, primo nipote maschio, eccetera, eccetera. E quindi mi sono trovato così, qualcuno mi ha detto perché non vai all'Accademia, pensavo fosse l'Accademia dei Cadetti di Misida o di Modena, beh, però un anno posso farlo così, invece l'Accademia d'Arte Drammatica. Un signore mi ha preparato, molto bravo, devo dire, sono andato per divertimento, per gioco, mi hanno assegnato una borsa di studio, che allora, così l'ho fatto un po' per gioco, dico oddio, e sono rimasto un anno. E lì questa catena è continuata, direi che sono ancora in monanello. Ma questa è una passione che lei, se ho capito bene, coltiva ancora adesso? Sì, sì, ogni tanto ho un mio laboratorio in campagna dove mi piace inventare, mi piace creare dal nulla. A cosa sta lavorando? Adesso continuo a lavorare sempre, perché sono stato anche in Cina a parlare con i cinesi, gli ingegneri elettronici, per costruire quella giacca, che, ma siccome hanno dei problemi di sincrono, adesso è tornato in America da dei tecnici americani. Per, ma non lo so, ma è comunque un gioco. Però sarebbe il mio vero lavoro. L'attore così lo faccio perché l'attore è il doppio mi riesce facile. Su. E invece torniamo alla realtà, nel senso che non so lei cosa pensi, e vorrei chiudere con questo riferimento del cinema impegnato, dell'impegno nel cinema, però lei ha fatto due ruoli importanti che hanno a che fare entrambi con la mafia, nel senso che ha fatto Borsellino nella fiction, nel film di Ferrara su Giovanni Falcone, e poi nella fiction di Capitani, alla Tenuta su Canale 5, ha fatto Generale dalla Chiesa. Esatto. Sono esperienze che lei ha affrontato con uno spirito, siccome fa l'attore mi chiamano, recito. No, per esempio il problema di Borsellino. Avevano pensato di fare un film proprio pochi mesi dopo il fatto che era successo, io non me la sentivo, forse un anno dopo non me la sentivo, dicevo, no, non si può fare una cosa del genere, cioè, e rifiutai. Poi mi capitò in una libreria di trovare un nastro proprio dove c'era un'intervista di Borsellino che aveva fatto in Svizzera. E vidi un uomo incredibile, straordinario, cioè di una purezza, una cosa, e ho detto no. Bisogna lasciare comunque un segno di questa persona con questa levatura morale, e decisi allora di farlo. Infatti, anche se il personaggio di Borsellino era un po' limitato nel film, perché lo stesso forse erano problemi della famiglia che voleva, eccetera, quindi, però credo di averlo fatto abbastanza bene, cioè io l'ho fatto con grande umanità.